Si interrompe a 6 la striscia di vittorie consecutive dell'Amatore Pescara, sconfitta al Palaettra 79-85 da una delle corazzate del campionato, Francavilla Fontana tra le principali candidate al primo posto. È la prima sconfitta dei pescaresi nel girone di ritorno in una partita che comunque ha confermato quanto di buono sta facendo la giovanissima squadra di Paolo Nardecchia, che è rimasta in gara fino all'ultimo costringendo i pugliesi a sudare le proverbiali 7 camicie, attingendo a tutte le proprie risorse e al talento di alcuni elementi di spicco quali Venturelli 24 punti, Sarli 22 e Menzione 12 con 10 rimbalzi. Partenza in salita per l'Amatori, andata sotto nel punteggio e costretta ad inseguire per tutta la contesa. È scivolata anche a meno 12 nel terzo quarto, ma si è rifatta sotto, arrivando al meno 3 ad un minuto dalla fine con una tripla di Leonzio. Pescara ha fatto leva sulla sua palla canestro frizzante, ad alti ritmi, ma è stata penalizzata dalla bassa percentuale, dai 6-25, appena il 26%, con 3 su 12 di Scavongelli e 0 su 5 di Grosso. Top scorer pescarese è Di Carmine con 18 punti, seguito da Grosso con 17. Da menzionare anche l'ennesimo esordio di un altro under 17, Simone Pepe. Abbiamo fatto molta difficoltà, siamo stati bravi comunque a non allentare, a non sbracarci nel momento in cui poteva accadere, continuando a crederci e continuando comunque a tenere alto il ritmo, che è quello che vogliamo fare. Loro si sono chiusi molto in area e noi, devo dire, oggi forse abbiamo tirato con percentuali molto basse, devo dire comunque in gran parte dovuto anche al loro modo di difendere, alla loro fisicità. Ci hanno molto spesso impedito di costruire buoni tiri, quindi gran parte è merito loro. Ripeto, lo scarto finale così ridotto testimonia che comunque la partita ce la siamo giocata. Io onestamente ho ben poco da rimproverare ai ragazzi. Ma noi non siamo notoriamente una squadra che difende tantissimo, oggi però ci abbiamo creduto, sapevamo che per limitare i loro esterni e i loro tiri facili bisognava stare giù sulle gambe e tentare di dare il massimo in difesa. Ci siamo riusciti a tratti, tranne qualche piccolo momento, però obiettivamente considero questi due punti importantissimi, perché siamo venuti a vincere su un campo di una squadra che sta veramente giocando una bella pallacanestro e credo che stia onorando il campionato, perché è una squadra tra le più giovani, quindi io faccio un plauso a chi lo sta guidando. Noi comunque continuiamo, ripeto, ad andare per la nostra strada. Sapevamo che comunque oggi era una partita molto complicata, così come lo era quella di domenica scorsa, ma come sarà la prossima e le altre. Non ci sono squadre che riteniamo più deboli di noi e probabilmente non ci sono squadre che riteniamo più forti, ce le giocheremo tutte sempre con il massimo impegno.